È polemica sul film appena uscito Passannante, storia dell'anarchico che attentò la vita di re Umberto I di Savoia. Il servizio di Tommaso Ricci. C'è un paesino della Basilicata che per questa storia dovette cambiare nome, da Salvia di Lucania all'odierno Savoia di Lucania. Solo così ottenne il perdono di re Umberto I, bersaglio nel 1878 di un attentato, pare dimostrativo con un coltellino da quattro soldi, da parte di un cuoco anarchico nativo di lì. Si chiamava Giovanni Passannante e la sua è una delle drammatiche vicende dell'Italia appena unita, conclusa solo nel 2007. E già, perché dopo una disumana prigionia all'attentatore lucano venne mozzata la testa, lombrosianamente esposta fino a pochi anni fa al Museo Criminologico di Roma, quale esempio di delinquente del Sud. A Passannante è ora dedicato un film interpretato tra gli altri da Fabio Troiano e Ulrico Pesce, che racconta anche la lunga battaglia legale condotta da Pesce in prima persona e chiusa dall'allora ministro Mastella per dare finalmente sepoltura a Passannante. Pesce, tra l'altro, sta raccogliendo anche firme per togliere il nome Savoia al paesino lucano. Il film è diventato subito fonte di polemica. Ognuno è libero di fare un film su qualsiasi personaggio. Abbiamo anche visto dei film sulla Banda della Magliana, su Valenzasca, anche su Hannibal Lecter. Dipingere Passannante come un eroe o come un idealista mi sembra esagerato e anche grave. È questo l'esempio che vogliamo dare ai giovani di oggi?